conferenza stampa di presentazione del Festival Dante 2021 che si terrà a Ravenna dal 13 al 17 settembre 2017, promosso per il 7º anno consecutivo dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, è stata anche l'occasione per parlare dei finanziamenti che saranno stanziati da Comune, Regione e Stato in occasione del 2021, 7º centenario della morte del sommo poeta. Il sindaco De Pascale ha commentato: solo un sindaco pazzo non potrebbe cogliere appieno un evento di tale portata per la propria città. E ha assicurato il massimo impegno da parte delle amministrazioni locali, comune e regione, ma Patuelli, presidente del gruppo Cassa, da sempre in prima linea sul tema delle celebrazioni dantesche, ha lanciato un grido d'allarme: c'è il rischio che il disegno di legge che sostiene il 7º anniversario dantesco non diventi legge dello Stato entro la fine della legislatura e slitti al 2018, cioè con un forte ritardo per i progetti che dovrebbero essere poi finanziati. Avanzo un grido di allarme, un grido di dolore. Il provvedimento, il disegno di legge del governo di sostegno di vari anniversari di grandissimo rilievo culturale internazionale, fra i quali il 7º centenario della morte di Dante, è stato approvato alla Camera, mi sento di dire che ma giace al Senato. È pronta, è in fine legislatura, in una fase in cui siamo alla vigilia del generale agosto, che tutto rallenta, e dopo il quale ci sarà la sessione di bilancio, quella che un tempo si chiamava la legge finanziaria, e quindi la sessione economico-finanziaria che impegna molto le istituzioni della Repubblica e alla quale tutti guardiamo come organismi economici con grande attenzione. Quindi ci sono poche settimane di lavori al Senato prima dello scioglimento naturale della legislatura. Conseguentemente il mio grido di preoccupazione è che rischia questo provvedimento di non essere approvato in via definitiva. Il mio appello è perché questo provvedimento, che non è di parte, di destra, di sinistra, non è municipale e nemmeno nazionale, perché personaggi come Dante rappresentano la cultura del mondo, venga messo in testa ai calendari parlamentari, senza rischiare che la legislatura finisca e si debba attendere l'inizio della successiva, previsto per la tarda primavera, perché incominci da zero di nuovo un iter parlamentare di un provvedimento che in quel caso rischierebbe di arrivare troppo tardi. Perché il centenario dantesco culminerà nella seconda domenica di settembre del 2021, ma inizierà un anno prima, come è già avvenuto per il 6º centenario nel 1920. Quindi l'anno centenario va dal settembre del 2020 al settembre del 2021, per prepararsi al meglio le istituzioni ravennate, con anche la collaborazione della Fiorentina Accademia della Crusca. Sono molto operose da anni e hanno predisposto anche questo ottimo programma per il prossimo settembre, e fanno bene ad andare avanti, e debbono andare avanti comunque, ma sarebbe molto utile che le istituzioni dello Stato non fossero in ritardo sulla preparazione di questa occasione di diffusione di una riflessione alta della cultura e della lingua italiana, non solo per l'Italia, non solo per l'Europa, ma per il mondo. La città è assolutamente pronta, è giusto chiederselo, perché nell'approcciarsi a un evento di questa importanza serve la giusta dose di umiltà, ma serve anche la capacità di riconoscere i meriti indiscussi che questa città ha messo in campo in questo anno soprattutto, ma anche negli anni precedenti. Il mese di settembre già da diversi anni è un mese ricchissimo di iniziative. Oggi abbiamo presentato il calendario, diciamo, Dante 2021 della Fondazione della Cassa, ma veramente la città è un fiorire di momenti di incontro, di riflessione. Questo 2017 si è aperto con l'inaugurazione della sala dantesca della Biblioteca Classense, una delle sale più belle di Ravenna, ma una delle sale più belle d'Italia. Abbiamo avuto un convegno internazionale con l'Università di Bologna che ha portato a Ravenna i più grandi dantisti di tutto il mondo,
E abbiamo avuto l'inferno di Marco Martinelli ed Ermanna Montanari con Ravenna Festival e Ravenna Teatro, che sarà ricordato nella storia di Ravenna come uno degli appuntamenti culturali credo più importanti e più significativi. La città è pronta, stiamo lavorando sul quadro delle risorse, lavoreremo a livello nazionale e a livello regionale, ma la città una volta ogni 100 anni ha le forze, ha le risorse, ha la capacità per mettere in campo una grande celebrazione. Eventi, manifestazioni, ma anche trasformazione della città è un'offerta culturale e turistica attorno a Dante che cambi radicalmente e che offra a chi viene in visita a Ravenna tante opportunità di stimolo e di riflessione su uno dei più grandi poeti ma pensatori dell'Occidente. Sindaco, una stima dei finanziamenti che sperate di raccogliere? Già l'avete fatta o è presto? Beh, sicuramente si parla di milioni di euro, perché una celebrazione di questo tipo e la mole di investimenti che vogliamo fare a questo tenore, però ripeto, siamo al lavoro. Sulla regione Emilia-Romagna siamo molto motivati e molto convinti di poter a breve arrivare alla firma di un protocollo con il presidente Bonaccini, che ha mostrato grandissimo interesse. Come diceva il presidente Patuelli, l'incertezza della fine della legislatura e l'insediamento del nuovo governo ci mette in qualche difficoltà oggettiva, perché probabilmente questo governo non si sente di prendere impegni per una celebrazione che avverrà nella prossima legislatura, ma sarebbe cogente e importante farlo in tempi brevi. Quindi speriamo in un primo intervento legislativo che si concluda entro dicembre e poi semmai di poter integrare i finanziamenti all'insediamento del nuovo governo.